is a story about the Holocaust. Sjećam se ne samo žute trake tata je nosio, nego su bili I nekakvi bedževi. Ti ljudi obilježeni na taj način su bili glineni golubovi. Mi moramo uzeti u obzir da je to bilo na neki način potpuno preslikan holokaust iz nekih drugih država. Po noći su izvodili ljude u pidžamama I trpali u kamione. L'olocausto fu la dimostrazione traumatica che la maggior parte degli europei invece credeva che fosse semplicemente una finzione, che non c'era la possibilità di vivere con tradizioni religiose, usi e costumi differenti. Ja se sjećam da su ljudi za novac izrađivali lažne propusnice. I moja je mati rekla, ići gotovo za Mostar. Sreća je kada se govori o bosansko-hercegovačkoj vremena, da su imali šansu da se dokopaju Mostara u jednom momentu I da na taj način se sklone od ustaških vlasti na mjesto na kojem su ih Italijani koliko toliko uspjeli da sačuvaju. Non è vero che gli italiani sono più buoni, né che siano brava gente, né che siano più gentili. Quando aggrediscono e occupano lo fanno in maniera brutale e spietata. Dok smo bili u Mostaru, tata je došao. On je došao ošišan, izvrnuti iz džepova, ama ništa nije u džepovima imao. This is a story about life, concentration camps and death. Kompletna porodica I moje majke I mog oca su ubijeni u holokaustu. Moji roditelji su počeli da to popisuju. Kad su došli do broja 50 su prestali I rekli ovo je dokaz da nema Boga. Pošto je cijela Dalmacija bila poklonjena Italiji od strane nezavisne države Hrvatske, sva ostrva su bila talijanska. I kampi di concentramento italiani esistettero. Vennero organizzati. Postoje logor na Hvaru, postoje logor na Pagu I svi ti logori su postojali negdje do konca 42. početka 43. kada je napravljen veliki logor na otoku Rabu. A Rab, non per una volontà deliberata di sterminio, ma per fame, malattia, freddo, perché non veniva dato abbastanza cibo, morì quasi il 20% delle persone detenute nel campo. U tom logoru na Rabu sam se I ja rodio. To je bilo sa žičanom ogradom, onom duplom, sa onim osmatračnicama, sa ovim reflektorima po noći stalno, po trgu, da neko neko da. Pravi logor, koncentracioni logor. Gli italiani devono imparare quali sono gli errori che si possono commettere ogni minuto. Basta permettere alle persone sbagliate di andare al potere. Ed è ciò che gli italiani hanno fatto quando nel 1922 hanno permesso a un dittatore di costruire un regime totalitario che li avrebbe condotti sull'abisso. Bili smo sretni što smo spasili glavu. To je bilo nekakva atmosfera da smo htjeli maltene da zaboravimo ko smo I šta smo. Tako nam se grozno to sve izdešavalo. Infatti si dice spesso che non c'è mai stata, ma ci sarebbe dovuta essere, una Norimberga italiana. Documentary film I Survived the Holocaust.